Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete così carica perché oggi andremo a fare uno dei miei video preferiti, ovvero try on haul di Shane. Sì, il nostro amato Shane è tornato con un mega paccone, quindi probabilmente, ve lo dico già, potrebbe venire un video in due parti, anzi quasi sicuramente verrà un video in due parti, perché questa volta, ragazzi, mi sono veramente sbizzarrita perché ho comprato un sacco di cose, non solo vestiti, un sacco di cianfrusaglie varie ma mi sono divertita tantissimo con questo shopping. Come saprete, se avete già visto il mio ultimo haul che ho fatto di recente, quest'estate mi voglio sbizzarrire con nuove pazzie, quindi bando alle ciance, io direi di partire subito perché non abbiamo tempo da perdere. Ma prima vi invito tutti ad iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi al canale Only Good Vibes e se vi è piaciuto il video, ovviamente, come sempre, mettete like e commentate anche facendomi sapere cosa vi piacerebbe vedere, insomma creiamo un dialogo. Come vedete sono veramente euforica oggi, moltissimo, quindi partiamo. Iniziamo con un accessorio, anzi due accessori per i capelli. Due set da tre di cerchietti. Ne ho preso un set argento, quindi con questo cerchiettino ondulato, questo pieno di perle e questo insomma con delle belle perlone giganti. E questo l'ho pensato perché sapete, d'estate si suda un po' di più, quindi magari tenere i capelli indietro poi con questa chioma fluente direi che è il minimo da fare. L'altro set, come potrete già immaginare, invece sono stata sui toni dell'oro, quindi il primo è argento e perle, il secondo è oro e perle, questo molto raffinato. Poi abbiamo questo con i brillanti in mezzo alle perle e questo con il filo d'oro con il filo di perla intersecato. Me ne metto subito uno, stiamo sull'oro perché oggi come vedete sono tutta oro e leopardata. Wow. Oh, come si sta bene, è veramente carinissimo. Poi mi sento già più fresca con appunto questo cerchietto che tiene tutto bene all'indietro. Ma non mi sono fermata alle perle, ragazzi, perché andiamo avanti. Ho preso anche un altro set di cerchietti. Quest'anno ho intenzione di sbizzarrirmi e mi sbizzarrirò anche con i colori. Questi sono un set di cerchietti, come vedete ci sono di tutti i colori possibili e immaginabili, sono veramente carinissimi. Questi che vi ho fatto vedere poco fa, secondo me tengono un pelo di più di questi, perché diciamo che sono tutti un po' setosi, quindi rischiano insomma di cadere se avete il capello liscio come il mio. Ma si utilizzano benissimo, sono degli accessori favolosi da abbinare ai vari outfit colorati, e per l'estate questi colori pazzi direi che sono un must have. Io direi che possiamo iniziare con il primo capo di abbigliamento per rimanere sul filone dei colori. Il primo capo di abbigliamento che voglio andare a provare a vedere è un bel vestitino molto aderente, con tutto un arricciamento sia sul davanti che sul dietro. Sul dietro troviamo anche una scollatura con dei fili che poi imparerò ad intrecciare. Non sono la regina dei fili, ragazzi, ci metto sempre 2 anni per riuscire ad allacciare questi appunto vestitini, ma ragazzi la fantasia è troppo bella, super anni 60 così. Poi io ho sempre pensato appunto di abbinarli con i miei accessori verdi, tipo gli orecchini, gli occhiali, viene un outfit meraviglioso. Il tessuto è un po' plasticone, però rimane super leggero, quindi non dovrebbe essere un tessuto in cui si suda particolarmente. È un classico tubino alla fine e adesso lo vedremo indossato. Ecco qui l'effetto del vestito, ragazzi, cioè io innamorata follemente di questo vestito. È super comodo nonostante sia bello aderente, questa arricciatura davanti mi fa impazzire, secondo me snellisce anche un sacco. E dan, il dietro bellissimo, cioè tra l'incrocio dietro bellissimo e poi anche ovviamente l'arricciamento dietro come sul davanti, secondo me è veramente un tocco fantastico. Il tessuto, come già vi dicevo, è un po' plasticone, probabilmente è un vestito in cui si suda un pochetto, però insomma niente di eclatante, mi piace tantissimo. Anche di questo ho preso una S. Poi ragazzi, ho comprato
parlato anche delle borse, perché non me ne faccio più mancare, ragazzi. Sono ossessionata dalle borse ultimamente, borse, occhiali, proprio così, aiosa. E partiamo con un grande pezzo forte delle borse. Già potete intravedere la fantasia della borsa. Meravigliosa, zebrata, piccolina, ma in realtà vi dico neanche tanto, e mi sorprende perché mi sembra molto consistente. Come ben sapete e come avete sentito già dalle mie precedenti lamentele in altri video haul di Shein, di solito le borse le troviamo sempre tutte un po' spappolate, un po' flosce così, invece questa è bella resistente. I really like it, è veramente favolosa. Poi insomma la fantasia dice già tutto, secondo me dice già tutto. Andiamo avanti con altri accessori. Ho deciso di provare a iniziare ad utilizzare ciglia finte. Queste però sono da fare vedere con un bel close up. Ho preso queste che, come potete vedere all'interno, anche se c'è qualche riflesso, ci sono delle bellissime farfalline. Sono belle lunghe, sono un po' pazze, ma ci proviamo lo stesso. Non le avevo mai comprate perché a me le ciglia finte mi hanno sempre fatto lacrimare gli occhi. Ho intenzione di comprare una colla per le ciglia specifica, molto buona, per evitare magari dei lacrimamenti. Altro paio di ciglia finte, questa volta invece delle farfalle ci sono all'interno delle ciglia delle belle stelline, tutte un po' opalescenti. Adoro, ragazzi, adoro, non vedo l'ora, ci faremo un make-up insieme sicuramente con queste ciglia finte. Pezzo forte delle ciglia finte, però, vi dico la verità, sono queste ciglia che sono tutte colorate. Cioè, queste che è viola, queste verdi, rosa, blu e aranciato. Non si vede troppo bene con questo riflesso, ma sono veramente pazzesche. Sono super dramatic. Vedremo cosa ce ne possiamo fare. Non vedo l'ora, sono troppo carica, sono carichissima. Ma non perdiamo tempo e andiamo avanti con questo haul. E adesso andiamo a vedere un paio di occhialetti, anzi direi due paia, perché nello stesso pacchetto, diciamoci, c'erano due occhiali. Ho detto non mi faccio scappare questa occasione, questa offerta, e quindi ho comprato ben due paia di occhiali con le bocche. Bellissimi questi, veramente spaccano. Proviamoli, cosa diciamo? Questi neri mi piacciono da morire, sono esagerati ma comunque rimangono con un velo di sobrietà. E poi pezzo forte, ragazzi, rossi, cosa gli vogliamo dire, che sono bellissimi. L'unica cosa è che con queste lenti, ragazzi, si vede tutto rosso, ma tutto rosso, però bellissimi, veramente li adoro, non vedo l'ora di indossarli. Continuiamo, io direi, con un bel pezzo di vestiario, cosa ne dite? Per quest'estate ho deciso di provare ad aggiungere al mio armadio una nuova tipologia di capo, ovvero una bella tutina intera che finisce a pantaloncino a manica corta con questo tessuto un po' a costine molto larghe. Sapete che io amo le costine, blu elettrico, giusto per rimanere in tema pazzia. Mi piace moltissimo, il tessuto è super super fresco, di cotone, non è plasticoso, quindi mi piace davvero tantissimo. Mi sembra anche bello elasticizzato, spero non troppo, che non inizi tutto a lasciarsi andare, quindi diventare tutto largo dal momento che viene indossato, ma speriamo di no. Non vedo l'ora di provarlo, dobbiamo provarlo insieme. Allora, a me piace da morire, però deve essere contestualizzata, ovviamente. Cioè, immaginatevela con un bel borsello, accessori, cioè, così è un po' anonima, fa un po' tipo supereroe. Mi piace troppo, mi piace tantissimo. Poi veramente una comodità pazzesca, cioè proprio ti puoi muovere, fare un sacco di cose, rimane tutto lì, sei tutto a posto, tutta comoda, si sta da Dio, no? Super approvata questa tutina. Ditemi anche voi cosa ne pensate, io l'adoro. Bene, 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 bene. Io continuerei con un altro capo di abbigliamento, ma in questo caso abbigliamento da mare, perché ebbene sì, mi ero ripromessa di non fare questi acquisti quest'anno, visto che ne ho un'esagerazione, nonostante il decluttering che ho fatto di recente insieme a voi. Malgrado tutti i miei buoni propositi, ho comprato dei costumi. E ve ne faccio vedere subito uno. Non ci si può far mancare almeno un paio di costumi all'anno, ragazzi, direi che è d'obbligo. Ma
questo costume è veramente pazzo. Questa è la mutanda normale, rosa, con dietro a brasiliana, molto semplice, con i laccetti laterali che sono sempre molto comodi perché così possiamo regolare per bene. Ma il pezzo forte è il pezzo sopra, ragazzi, perché è peloso, con un po' di pistilli. Rosa, ma veramente questo è favoloso, favoloso. Non so in quanto tempo si asciugherà se vado a fare il bagno, ma non mi interessa, è troppo stiloso. Cioè, l'ho amato dal primo momento che l'ho visto, ho detto deve essere mio. Continuiamo con una cover. Mi sono un po' sbizzarrito, ho comprato anche qualche cover per il telefono, perché quelle che avevo comprato tempo fa ormai erano tutte rovinate, quindi ho dovuto fare un attimo incetta di cover per il mio telefono. Tre cover diverse. Questa con questa faccia di micio, bellissimo, che sembra un po' mais, l'ho comprato per quello, che oggi non ci farà compagnia durante il video, è in giro a gironzolare. È anche tempestata di brillantini la cover, quindi troppo bella, troppo bella. È un po' rigidina e un po' anche molletta. Secondo me è un buon compromesso, perché quelle troppo molli poi rischiano di slargarsi tutte, magari si sfilano dal telefono. Altra cover molto pazza, ma di cui mi sono innamorata all'istante, questa qui con i gummy bears incastonati. Anche questa all'interno ha un sacco di perle, di glitter. È troppo bella, è troppo bella. Anche questa un po' rigida, ma comunque di silicone morbido, quindi anche questa deve essere super super comoda. Ultima cover, un po' più semplice, tempestata di glitter, di brillanti di tutti i colori del mondo. Mi piace tantissimo. Anche questa di silicone, però non troppo morbido. Anche questa stupenda, niente da dire. Forse è la meno preferita questa, perché le altre sono più pazze, però è sempre carinissima, è super bella, e poi ne avevo proprio bisogno, quindi che fare, che fare. Proseguiamo, io direi, con un altro capo di abbigliamento. Che facciamo? Una cosa molto semplice, molto standard, però quest'anno mi sono innamorata di questo colore. Può essere non in palette con me, chissà, chi lo sa, ma mi piace un sacco. Ho pochissimi capi di questo colore, che è il marrone, tadanan, ed è una gonnella, un tubino, che spero non fitti così quadrata, perché dalla foto del sito era un po' diversa, ma la vedremo indossata. Comunque è un semplice tubino con dietro un tutto un arricciamento che dovrebbe dare un po' un effetto di booty più bello. Il tessuto è cotone semplice, quindi mi sembra abbastanza fresco. I really like it. Grandi tessuti, Shane, grandi tessuti. Eccoci qua con la gonnella marrone, favolosa, favolosa, niente da dire, troppo troppo bella, mi piace un sacco. Cioè, anche se magari si va a cena fuori così si è un po' gonfi, diciamo che queste pieghette qua eludono un po' la situazione. Molto molto bella, super comoda veramente, molto molto a vita alta, ma mi piace tantissimo, mi piace veramente un sacco. E poi l'arricciatura dietro è veramente qualcosa di favoloso, e di questa ho preso una S. Andiamo avanti con una collanina. Visto che ormai le ho argento, le ho oro, le collane, ho detto non ce la facciamo mancare, tutta colorata. È un po' in stile catena, come quella che indosso ora. Poi andiamo avanti con le collane, finiamole. Ho comprato questa collana molto preziosa, ragazzi, molto preziosa, molto raffinata, di brillanti, veri diamanti assolutamente, diamanti firmati Shane, che è veramente favolosa. È regolabile, quindi si può fare un po' più lunga, un po' più corta, però è super semplice e per un outfit elegante secondo me spacca. E abbinato a questa collana, cosa ci facciamo mancare? Ci facciamo mancare gli orecchini? Ma no! Ecco qua gli orecchini che ho pensato di abbinare alla collana, sono veramente troppo carini, luminosi, sbrilluccicosi, secondo me fanno una gran figura, bellissimi, bellissimi. Continuiamo, un altro pezzo di abbigliamento ovviamente, un grande pezzo forte. Non so quanto mi dovrò arrampicare per farvelo vedere, mi allontano un po' per farvelo vedere. Mega vestito fatto a tutina sotto questa garza, c'è una tutina a pantaloncino, lo scollo è molto profondo, molto bello, e la gonna, ragazzi, è lunghissima
e arriva fino ai piedi, appunto questa gonna di tela. Il tessuto della tutina è cotone, quindi super leggero, super fresco per l'estate. La Agarza invece un po' plastichino, però mi sembra bella svolazzante, quindi l'aria passa facilmente e non ci fa sudare. Bellissimo questo, proprio outfit elegante per una cena fuori, non vedo l'ora di provarlo. Stupendo, stupendo. Io vi devo dire, meraviglioso, mi piace da morire, però really exposing, cioè bello scollato. Però vi devo dire, mi sento a mio agio, mi piace molto, la gonnella è molto fresca e arriva veramente fino ai piedi, ma poi schiena super super scoperta. Secondo me questo vestito sta benissimo anche con una cintura in vita, insomma qualcosa del genere, super elegante, cioè me lo immagino con un tacco, una bella collana di diamanti come quella che ho comprato su Shein. È veramente look super elegante. Riverenza. Eccoci qua alla fine della prima parte di questo haul gigantesco. Spero che la prima parte vi sia piaciuta. Se la prima vi è piaciuta, mettete like e commentate, come sempre, già lo sapete. Vi aspetto alla prossima parte dell'haul. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su questi canali. Vi mando un bacio e ciao!